Ma buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro giorno preferito, ovvero il venerdì, perché è venerdì e inizia il weekend e soprattutto inizia con un bellissimo imperdibile live dove voi mi fate le domande e io vi rispondo. Osserviamo insieme i grafici, ci aggiorniamo un po' su quello che succede nel mondo delle cripto, sul mercato, su Bitcoin e sulle altcoins. Ovviamente non guardiamo solo i grafici e la speculazione, ma facciamo un po' quello che volete voi, perché, come ben sapete, una delle cose che mi piacciono di più di questi live è che quello di cui parliamo lo decidete voi. Infatti io non decido mai il titolo, non so mai a che cosa andrò incontro, perché in base alle domande che mi fate prenderà una direzione piuttosto che un'altra. Vi incentivo sempre a partecipare, mi raccomando, vi voglio sempre sul pezzo, sempre carichi pieni di domande. Non preoccupatevi assolutamente di fare domande stupide, perché non esistono domande stupide. Le uniche domande stupide sono quelle che non vengono fatte, perché rimanere con un dubbio non è mai bene, soprattutto nel mondo delle cripto. Che dire, io vi vedo già belli gasati. Oggi, tra l'altro, sono puntuale. Non so se avete notato, più o meno, in realtà, minuto più, minuto meno, ma molto più puntuale del solito. E quindi, che dire, io inizierei quasi subito in quarta con le vostre domande. Quindi mi raccomando, scrivete, commentate, usate la chat, perché vi inizio poi subito a leggere. Novità di questa settimana, di questi giorni, niente di particolare sotto il sole, a dire la verità, perché Bitcoin è lì che sta cozzando contro quella dannata resistenza degli 11K. Io ho aperto quella posizione, non so se vi ricordate, long su Bitcoin un po' di tempo fa, che per ora è in profitto, però vabbè, ovviamente è ancora un qualcosa di minimo perché si è mosso poco. Sapete bene che le mie posizioni sono un po' più di lungo termine. Non sto a giocare sui movimenti intraday, sui movimenti di breve. Parlando di posizioni, invece, ho chiuso proprio oggi, fresca di oggi, chiusissima, la posizione su Atom, su Cosmos Atom, è il ticker, perché non è andata esattamente come previsto. Però non temete, perché poi la andiamo a vedere nel dettaglio nella seconda parte del live, che è quello dedicato ai grafici. Questo era soltanto un po' un intro. Vedo che qualcuno dice buffering a manetta, non mi va bene il video. Allora, mi spiace, ogni tanto Twitch sovraccarica un po', però no, ecco, infatti oggi è uno di quei giorni. A volte dà la disponibilità di cambiare la risoluzione. Oggi sembra di no, ahimè. Se cliccate impostazioni qualità, di solito si può scegliere, ma oggi no. Sono un affiliato di Twitch, che non è il massimo grado, che è partner, però insomma, purtroppo cioè, un po' di privilegi ce li ho, ma quando ci sono più partner che affiliati, gli affiliati sono quelli di serie C. Va bene ragazzi, che dire, partiamo subito, gasati ai massimi, come qualcuno dice giustamente, i tori scalpitano, speriamo che continuino a scalpitare, almeno abbastanza da portare il prezzo sopra i dannati 11K, che poi possiamo andare avanti con un po' più di sostegno. Vedo che ci sono dei nuovi follower, benvenuti. Se è il vostro primo live, a parte per te Liquidator, che ti vedo e scommetto che anche oggi è il tuo primo live. E se è il vostro primo live, ditemelo, che così vi saluto, vi do il benvenuto, che mi gaso ancora di più. Se volete invece contribuire alla nostra community, a parte usare i referral link che vi scillo in continuazione, visto che i miei contenuti video saranno sempre gratuiti, potete farlo facendo la subscription, l'abbonamento qua su Twitch, che se avete Twitch Prime è completamente gratuito, però vi ricordo che va rinnovato ogni mese. Chiudiamo la parentesi shilling e andiamo avanti con le vostre domande. Buonasera a tutti, buonasera, ciao Luca, buon venerdì e buon weekend anche a tutti voi, ne approfitto. Ciao Luca, buonasera a tutti, ciao, buonasera, ciao a tutti, Mitico, ciao, ciao, ciao. Fatto abbonamento tramite Prime, ti ringrazio tantissimo, sei il numero uno. Buonasera, comunque io ho perso tutte le mie shitcoin, non so come, ne avevo oltre 220 e ora ne ho 19, non lo so, strano, mi sembra molto strano. Occhio che non è facendo points, lo dovresti vedere in basso a destra quando clicchi il piccolo logo che c'è sul video player. Buonasera, pronti? Salve capitano, ciao a tutti. Tutti sull'attenti, mi raccomando.
vi guido verso la rottura delle resistenze sulla nave Bitcoin. Ciao a tutti, SPX e DXY in caduta, rischio per BTC? Non si capisce, in realtà a volte ha correlato, a volte ha decorrelato, non lo so, io ti dico la mia, non ci faccio caso, cioè li prendo come due cose separate, anche se è vero, a volte quando il mercato americano apre male, Bitcoin reagisce male, a volte sì, a volte no, più sono le volte che è correlato rispetto a quelle che non lo è, lo devo ammettere, però non voglio farmi fuorviare da queste osservazioni che per me rimangono empiriche, a dire la verità, quindi non trovo una correlazione e un rischio. Prima di tutto mi sembra doveroso ringraziare Babbo Natale Uniswap e infatti ce l'ho lì, ce l'ho nella seconda tab, non so se lo vedete, è già pronto perché non poteva non essere uno degli argomenti di oggi e grazie anche a te che ce l'hai condiviso subito, sinceramente pensavo dampasse, depositerai liquidità anche su Uniswap per avere Uni, si sa l'APY delle varie pool, belle domande, allora guarda soprattutto visto che è proprio Ethereum uno delle coin che dà diritto al liquidity mining del token Uni, io sicuramente lo farò e magari vi aggiornerò nel video i miei investimenti del mese successivo, del mese di ottobre. Per adesso non l'ho ancora fatto, anche se in passato ho utilizzato Uniswap sia come liquidity provider, ma soprattutto per provare, a dir la verità, non ho fatto particolari cose, e poi per gli swap. E tra l'altro, non so se lo sapete, se avete utilizzato Uniswap con più address, quindi magari uno swap con un address, uno con un altro, uno con un altro, ogni singolo address ha diritto ai 400 famosi uni e quindi Babbo Natale Uniswap è stato molto molto contento. Guarda, hai fatto un sacco di domande interessanti su Uniswap e quindi ne approfitto per parlarne perché assolutamente ne vale la pena. Allora, sapevo tanto che me l'avreste chiesto. Che cos'è il token di Uniswap? Apriamo un attimo la parentesi e cerchiamo di capire. Allora, Uniswap innanzitutto penso che molti di voi lo conosceranno, ma se non lo conoscete è un DEX, il DEX oserei dire, perché è il primo che è nato ed è stato il primo a raggiungere, chiamiamola, la massa critica di liquidità, che funziona in questo modo. Ci sono dei pool, si chiamano, che immaginateveli come delle piscine, effettivamente, riempite di che cosa? Di due componenti, ok? Che può essere Ether e DAI, un token ERC20 e un altro token ERC20, insomma l'importante ovviamente è che siano token ERC20. Queste due componenti della piscina sostanzialmente sono, chi è che ce le mette dentro? Tutti coloro che vogliono fare da liquidity provider, si chiamano, ovvero coloro che prestano liquidità a questo pool. Il liquidity provider a cosa serve? Serve affinché chi è dall'altra parte, quindi vuole sfruttare questa piscina di liquidità, lo possa fare. Come si sfrutta la piscina di liquidità? A che cosa serve? Ovviamente a scambiare. È un DEX basato sul market making che viene creato, quindi il prezzo viene fatto dal pool di liquidità che conterrà i due token in proporzioni diverse a seconda del prezzo di uno e dell'altro. E questo si chiama automated market making, ovvero non c'è l'order book con la domanda e l'offerta che fa il prezzo finale, ma c'è questo pool di liquidità che aiuta, anche ovviamente con degli oracoli per evitare di far divergere troppo il prezzo, fondamentalmente in base a quanto uno e quanto dell'altro c'è nella piscina di liquidità ne fa il prezzo, ok? E quindi chi scambia uno con l'altro lo fa secondo il ratio, il rapporto tra le due componenti in questa piscina. Ovviamente c'è un incentivo a mantenere il rapporto legato al prezzo reale perché quando diverge si creano occasioni di arbitraggio e quindi dura poco questa divergenza. Quindi da una parte abbiamo i trader che vogliono scambiare Ether per DAI, supponiamo, utilizzano questo pool di liquidità, mettono gli Ether, ricevono i DAI senza passare per un KYC, una piattaforma centralizzata, ma tutto attraverso smart contract. Quindi dal mio address vado a lanciare una transazione al smart contract di Uniswap che mi prende, cioè a cui invio i miei Ether e ricevo in cambio i DAI a seconda del prezzo che l'automated market maker di Uniswap decide al momento. Nel frattempo vedo Bitcoin che sta iniziando a flettere un attimino. Stai fermo, aspetta, fammi finire di parlare, dai, fammi arrivare ai grafici.
Vi stavo dicendo che ovviamente si paga una piccola fee, che mi pare sia dello 0,3% su Uniswap, per ogni swap. Questa fee viene accreditata ai liquidity provider. Un pool di liquidità è composto da tanti liquidity provider, ovviamente non è che c'è uno solo che ci butta dentro tutta la liquidità, perché ad esempio i pool adesso che contengono Ether, tra i quali, attraverso i quali si può minare il token UNI, sono un miliardo mi pare in totale, i quattro pool fanno 200 milioni l'uno e ovviamente non è una sola persona, ma chiunque può partecipare con la sua liquidità anche se ci mette i suoi 10 dollari di Ether, si può. Ovviamente la ricompensa, quando qualcuno pagherà la fee verrà distribuita in maniera proporzionale, pro rata si dice, ovvero proporzionalmente alla percentuale del pool totale che ognuno ha. Quindi se sono 200 milioni e io ci ho messo da solo 100 milioni perché sono una balena di Ether, allora riceverò il 50% di tutte le fee raccattate da quel pool. Questo è un po' il modello di funzionamento di un DEX, i due incentivi. Il token UNI come si pone su tutto questo? Allora, non so se avevate seguito la diatriba Uniswap SushiSwap. SushiSwap aveva copiato Uniswap sostanzialmente aggiungendoci il token che veniva distribuito ai liquidity provider, che era un incentivo quindi a migrare da Uniswap a SushiSwap, perché oltre alla distribuzione delle fees c'era anche la distribuzione del token, ok, che tra l'altro era anche in FOMO, era salito molto di prezzo, quindi tutti lo volevano per damparlo sul mercato e il guadagno era molto più alto che dando la liquidità a Uniswap. Infatti per un attimo c'è stato un travaso di un miliardo e qualcosa da Uniswap a SushiSwap, una sorta di vampire attack l'avevano chiamato. Adesso Uniswap ha fatto una cosa simile, ovvero ha creato il suo token e l'ha distribuito. In che modo? Ecco, questo è uno dei temi principali. In che modo è stato distribuito? A che cosa serve il token? E basta, direi, sono le due domande a cui vorrei rispondere oggi. E magari parliamo un po' anche del suo valore e del suo andamento iniziale. Allora, il token è stato distribuito in maniera abbastanza a tappeto. In che senso? Tutti coloro che almeno una volta hanno interagito con lo smart contract di Uniswap hanno ricevuto 400 UNI, che equivalgono, ieri equivalevano a 1200 dollari, oggi di più, mi sa, perché il token UNI è salito abbastanza di prezzo. E tra l'altro, come vi dicevo, ogni singolo address l'ha ricevuto e anche chi ha interagito con lo smart contract anche fallendo la transazione. Quindi era sufficiente il call, si chiama tecnicamente, di una funzione all'interno dello smart contract di Uniswap per essere in questa lista di coloro a cui è stato distribuito il token. E questo effettivamente non si può dire che non sia decentralizzata come distribuzione iniziale. Poi chiaramente ci sono state delle distribuzioni ai membri del team, agli investitori e agli advisor, però con un vesting, quindi un blocco di 4 anni, quindi per 4 anni loro non possono toccare quei token. Dopo 4 anni ci sarà un'inflazione fissata a un cap del 2% annuo, quindi verranno rilasciati un po' alla volta, però fissando appunto questa inflazione massima del 2% annuo. Qua potete vedere qualche grafico. Quindi in sostanza questo è riguardo la distribuzione. Ecco, come si fa il claim? Il claim è veramente semplice. In sostanza voi andate nell'app di Uniswap e qua nel menu, se vi collegate ad un wallet che ha utilizzato Uniswap in passato, quindi eleggibile per questa distribuzione, in fondo trovate Claim UNI. Lo cliccate, dovete fare lanciare una transazione che vi costa un po' di gas e in cambio vi intascate i 400 UNI. Per ogni address fatelo, mi raccomando, se avete più address connettetene uno, disconnettetelo, connettete l'altro e fate il claim per ognuno di essi. Poi, a che cosa serve il token Uniswap? Allora, ritorniamo indietro, che ho il mio bigino qua. È un governance token, quindi è un classico, no? Nel mondo DeFi, ultimamente va estremamente di moda questo discorso qui, ovvero il dire è un token che garantisce potere decisionale, ti rende una sorta di stakeholder della community, della governance di Uniswap, della piattaforma stessa. Che diritti ha uno stakeholder? Ha il diritto di voto
e di proposta di modifica. Ovviamente per proporre una modifica serve almeno l'1% del total supply. Magari non ce l'ho tutto io, ma qualcun altro può delegare a me, come nell'assemblea di condominio, no? Io magari sono, non lo so, ho poco, però mi fido molto di qualcun altro, gli delego il mio potere e lui magari raggiunge la soglia dell'1% della total supply e può fare delle proposte. Se mi fido molto di una persona come, cioè nell'ottica ovviamente di migliorare la piattaforma Uniswap, questa è una good practice. Poi c'è un quorum, ovviamente uno fa la proposta, gli altri votano, la community vota, e questa proposta, affinché venga approvata, ovviamente devono vincere i sì o i no, e deve raggiungere un quorum di voto del 4% della supply totale durante 7 giorni. Una volta che il voto passa, ci sono 2 giorni di time lock, quindi si aspetta 2 giorni e poi viene messa in produzione la modifica proposta. Questo è, ovviamente oggi c'è stato un pump del prezzo, ovviamente, no? Oggi c'è stato un pump del prezzo perché evidentemente gli investitori, mentre tutti pensavano ai soldi a gratis che gli erano stati dati in testa da Uniswap e pensavano a svendere, i grossi investitori evidentemente hanno acquistato, perché se ci fate caso il grafico di oggi UniBTC, e se lo guardiamo anche sul time frame intraday che si vede meglio, ha assorbito completamente qualsiasi segno di offerta. Stiamo parlando di higher highs, higher lows, e qualsiasi dip è stata comprata, quindi in sostanza c'è stata una buying pressure pazzesca. E pensate a tutto l'airdrop che è stato fatto, cioè nonostante questa distribuzione a tappeto e tutti i retail non pensavano ad altro che a vendere i 400 uni per intascarsi i soldi gratis, allora invece qualcuno ha pensato bene di accumulare, perché ci vede del potenziale. Sicuramente ci sarà modo di andare a dividere anche i profitti, gli utili di Uniswap tra i vari detentori del token Uni. Cioè, insomma, il potere della governance è molto forte, soprattutto se si ha una piattaforma davanti che è leader di mercato di un certo settore come Uniswap per i DEX. È simile a quello che è successo a Sushi, ma Sushi non è andata così tanto bene perché ultimamente non ha visto altro che dump, un po' per via di quello che è successo anche di tutta la telenovela di Sushi. In sostanza, adesso se uno vuole minare Uni deve fare da liquidity provider. Cosa vuol dire? Vuol dire che deve dare liquidità ai pool che lo permettono. Inizialmente i pool sono 4: Ether USDT, Ether USDC, Ether DAI, Ether WBTC. Quindi voi fornite liquidità a questi 4 pool e in cambio ricevete le fees di Uniswap e i token Uni, ok? Fantastico, è un modo per avere una rendita passiva a tutti gli effetti sulle proprie coin, incluso Bitcoin. Questa è la figata, perché c'è anche il pool Ether WBTC, quindi voi se wrappate i vostri Bitcoin e li trasformate in WBTC, vi ricordo che su FTX, per chi lo usa, c'è la funzione Convert che permette di convertire i Bitcoin in WBTC a zero fees. Inoltre FTX ha zero fees di prelievo, quindi win-win, oserei dire, e poi li andate a fornire al liquidity pool Ether WBTC su Uniswap e il gioco è fatto. Vi farmate i vostri token Uni e vi beccate la rendita passiva delle fees di Uniswap stesso. Cosa ne pensate? Avete altri dubbi, altre domande? Mi raccomando, chiedetele, perché è veramente un argomento che scotta questo. Basta, direi che ho parlato abbastanza e quindi possiamo continuare con le vostre domande. Ciao Luca, non si può dire qualcosa di Uni oggi, holdarle o venderle? Eccolo, tac. E guarda, la risposta sta in quello che tu vuoi fare col token. Cioè, in che senso? Nel senso che al momento, cioè io personalmente ti dico quello che faccio io al momento non ho intenzione di acquistarlo. Ne ho ottenuti un po' dall'airdrop, ne ho venduti una parte, poi penso che ne venderò un po' alla volta.
ogni tot, perché adesso voglio vedere come reagisce. Non ho voluto venderli tutti subito perché mi sembrava un po' affrettato. Voglio vedere come va nei prossimi giorni e penso che ne venderò un tot al mese magari, perché al momento non ho intenzione di avere Uni nel mio portafoglio investimenti, quindi lo conto a parte, un piano d'accumulo al contrario, insomma, immaginiamocelo così. E quando ci sarà un po' più di storico sul grafico ci penserò. Per adesso però è una piccola scommessa, la vedo sempre così: quando c'è una nuova coin neonata appena sbarcata sul mercato faccio veramente fatica a riuscire a darle un valore, e quindi questa è un po' la mia idea. Ciao, cosa ne pensi dei token di FTX? Guarda, io ci investo da più o meno un anno e qualcosa, non mi ricordo, da poco dopo che è nato l'exchange, perché sapete che, cioè, vi ho anche fatto un video a riguardo sul token di FTX, su FTT, dove spiegavo tutto il suo potenziale e perché ci stavo investendo in un piano di accumulo. Tra l'altro, in sostanza, ogni mese io ne accumulo un po' con l'obiettivo di arrivare ad avere il 2% del mio portafoglio in token FTT. È uno degli exchange su cui vedo il maggior potenziale di crescita, ovviamente, perché non dico che diventerà un Binance, però è piccolo, è ancora molto molto piccolo, il suo token è poco capitalizzato rispetto ai competitor, c'è un modello economico efficacissimo dietro al token, buyback, vantaggi, privilegi, adesso anche con Serum è tutto interconnesso, molto molto bello, e quindi io rimango del mio parere, insomma, investimento a lungo termine, anche perché se guardate il grafico è veramente un bijou dal punto di vista dell'investimento a lungo termine, guardate che roba, cioè è praticamente una retta inclinata a 45 gradi che sale, cioè è più regolare di così si muore, ok? Quindi è il trend ideale per adesso. Ovviamente disclaimer, non è un consiglio finanziario, non vi voglio dire investiti in FTT, ma vi dico semplicemente quello che faccio io e quelle che sono le mie visioni. Hashtag not financial advice. Ciao Luca, grande, ciao a tutti, grandissimo anche a te. Ciao a tutti, qua siamo ancora alle presentazioni, ai 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 ai. Io ti chiederei su Flare XRP, che cos'è? Ciao Luca, oggi maglia che fa vedere i bicipiti, sì, non voglio flexare un po', sono andato in palestra ieri, quindi devo flexare un po'. Avrebbe senso iniziare a fare DCA su Bitcoin ora? Ha sempre senso, se tu vedi un potenziale di lungo termine in Bitcoin e vuoi che faccia parte del tuo portafoglio investimenti, è la cosa più sensata. Buon venerdì a tutti. E il token Celsius Network dove vuole arrivare? To the moon! Sta spingendo veramente un sacco il token di Celsius Network. E tra l'altro, fantastico anche il grafico, perché l'unica cosa brutta di questo grafico è che è su HitBTC. Però penso ancora che sia forse l'unico CEX, exchange centralizzato, che ha uno storico un po' lungo per fare un grafico. Aveva fatto un bellissimo andamento perché ha toppato qua, poi ha ritracciato, ha preso questo bel clusterino intermedio e l'ha usato come trampolino di lancio, e adesso sta addirittura bucando i vecchi massimi. Molto bene, price discovery per sell. Io tra l'altro ne ho qualcuno, perché io non investo in sell, non l'ho mai investito, e col senno di poi mi spiace, però qualcuno ce l'ho perché all'inizio mi facevo pagare gli interessi in sell, io la uso la piattaforma, e per un po' mi sono fatto pagare gli interessi in sell e qualcuno l'ho tenuto, quindi non l'ho dumpato subito per BTC. E niente, questo era giusto per dire che sta andando veramente alla grande. Continuiamo con le domandozze. È da un po' che non chiedo un'opinione su Tezos Bitcoin, e io te la do subito, così mi scuso se non te l'ho data le ultime volte. Allora, Tezos, ai ai ai, male 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 male, non ci siamo, perché ha bucato un supporto veramente importante, ovvero questa area verde. Tezos Bitcoin è quasi da short. Paradossalmente è da short. Io rarissimamente shorto sulle altcoins, soprattutto in Bitcoin, perché poi contempla il fatto che c'è da fare margin trading, che io non amo particolarmente, cioè lo faccio ma con le piattaforme tipo BitMEX, Bybit, Binance Futures, perché sono più comode. Fare margin trading sulle copie alt Bitcoin prevede il prestito dell'altcoin, la vendita e il riacquisto con un tasso di interesse spesso un po' sgradevole, spesso appunto è sconveniente, insomma. Però tornando al grafico, vedete, c'era questa zona verde, quella che va tra 0,00 0,002344 e 2454,
che era un'area sul settimanale particolarmente significativa in quanto andava dal range low qua fino al top precedente, è un'area, ok? Sapete che a me piacciono le aree più che i livelli esatti. Quest'area doveva fare da range low appunto di questo movimento qui. Tra l'altro è un movimento molto lungo temporalmente. Il fatto che il range low sia stato perso, se viene confermata la cosa, ovvero se il settimanale chiude davvero qui, ad esempio, apre le porte a un setup short di questo tipo, ok? Quindi Tezos adesso è bearish sul high time frame e quindi sul giornaliero, se chiusura settimanale qua sotto, switch al giornaliero e short ci sta con, ad esempio, un setup di questo tipo, entry spazzolato sul rettangolo, stop loss per esempio qua sopra e take profit per esempio qua, ok? Questo è un esempio, va bene? Sul time frame settimanale, questo è il punto su cui si basa lo stop loss. Volendo si può rendere un po' più aggressiva e speculativa la posizione andando a vedere sul daily dove si vanno a posizionare gli swing high e gli swing low. Andiamo a vedere se c'è qualche ispirazione. Volendo ci potrebbe essere questa e quindi si va a incrementare un pelo o no? No, era questo il livello sotto, sì. In realtà non cambia molto, no, è sempre, secondo me è sempre lo stesso livello. Andiamo a vedere, pensavo fosse più vicino, no, è lo stesso. Nessunissima differenza per ora, a meno che poi non faccia qualche irregolarità del tipo una cosa così, che allora si può spostare lo stop loss qua. Però per il momento un setup short papabile è proprio lui. Torniamo a noi. Allora, aspettate che cancello gli scarabocchi dal grafico, se no mi rimangono per sempre. E torniamo a BTC e torniamo alle vostre domande. Allora, altcoin dominance, come mai questo cambio di tendenza sulle alt? Spieghi un po' come si possono comportare le altcoins in vari momenti del mercato? Assolutamente sì, molto molto volentieri. Allora, le altcoins, che ultimamente stanno performando abbastanza male, in realtà non hanno mostrato una grossa variazione di tendenza nella Bitcoin dominance, perché, vedete, è in lateralità. Allora, adesso anche qua c'è un po' di scarabocchi di vecchia data, ma cerchiamo di fare chiarezza. Allora, il quadro generale, non fate caso a queste mie digressioni sull'alt season che avevamo fatto secoli fa, dove avevamo cercato di definire diverse fasi dell'alt season. In sostanza, adesso la dominance è su quello che è un supporto storico molto importante, 60%, guardate. Tac, qua è importantissimo e al momento sta facendo un po' da attrattore, ok? Non trattore ma attrattore, che significa che è un po' la linea media intorno alla quale oscilla, ta 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 ta, così, va bene? Quindi che cosa ci dice? Assolutamente niente, che siamo ranging per quanto riguarda la dominance e stiamo un po' palleggiando così. Succede che se dobbiamo rompere a ribasso, via, altra bull run di altcoins in arrivo. Se al contrario dovessimo fare una cosa di questo tipo, sofferenza per le altcoins in arrivo, molta sofferenza tra l'altro, perché il primo target è 63, che ce lo portiamo dietro da qua, il secondo potrebbe essere 64,50 e poi abbiamo 66, ok? Questi sono i principali target. Quello che accade in sostanza tra Bitcoin e le altcoin, visto che una delle domande era proprio come si comportano le altcoin nei vari momenti del mercato, la risposta dipende, purtroppo non c'è un modello che funziona sempre, se non fare un po' di analisi, sembra banale, sembra stupido, ma un po' di analisi tecnica sul grafico della dominance è forse la risorsa migliore che abbiamo per giudicare le tendenze delle altcoins, soprattutto per chi come me opera sulle copie alt BTC. Sì, ok? Io la speculazione sulle altcoins la faccio con un unico scopo: accumulare più Bitcoin da utilizzare poi nel mio portafoglio investimento complessivo, che prevede una parte di Bitcoin, una parte di Ether e una piccola parte di FTT e BNB.
In sostanza, i profitti che faccio li faccio in BTC e poi li vado a spalmare sulle altre componenti del mio portafoglio investimenti, rispettando ovviamente le percentuali. E quindi è molto importante per me seguire questo grafico, perché mi dice quanto rischiare. Io lo utilizzo con questo scopo: capire quanto rischiare sui trade sulle altcoins. Ovvero, se io vedo un downtrend potentissimo e utilizzo le medie mobili per farlo, banalmente le 9.30-100, ma non vi ripeto questo metodo a meno che non me lo chiediate espressamente, chiedetemelo se lo volete risentire, perché in realtà ne ho già parlato mille volte. E in sostanza, in base a come sono impostate le tre medie mobili e a quanto è forte il trend, io decido che percentuale del portafoglio allocare a rischio sui trade speculativi, arrivando ad un massimo consentito nel caso di trend più forte in assoluto in giù per la dominance, quindi in positivo per le altcoins, di un 10% del mio capitale speculativo complessivo, che a sua volta è un qualche punto percentuale, adesso era un po' aumentato, mi pare sia tra il 3 e il 5% del mio capitale in cripto, ok? Quindi stiamo veramente parlando di poco, però perché sulle altcoins ho questa politica di basso rischio, quindi faccio trade speculativi sì, rischiando un po' di capitale, ma poco per volta, questo è un po' il mio must. Parlando invece delle situazioni del mercato, ve l'ho detto, qualora la dominance dovesse cambiare trend, allora si potrebbe andare a cambiare la propria impostazione sulle altcoins. Se continuiamo in downtrend rompendo i 59% con un po' di conferme, allora possiamo dire ok, c'è un'altra fase rialzista per le alt, ci sta andare a beccare quelle giuste, ovviamente andando a esaminarle una a una e cercando il setup, e seguire e cavalcare queste posizioni speculative. Al contrario, no, conviene concentrarsi di più su Bitcoin. Di solito quando Bitcoin strappa, si muove molto, soprattutto quando in fase, dopo una fase laterale, le altcoin reagiscono prosciugandosi e spostando il capitale su Bitcoin, che ovviamente è il primo ed è ciò attraverso cui si passa per arrivare alle altcoins, cioè il flusso è moneta fiat, Bitcoin, altcoins. Quindi se Bitcoin pompa, le altcoins fluttuano, cioè si sposta il capitale su Bitcoin per cavalcare il pump. Se Bitcoin dumpa, il capitale dalle altcoins si sposta su Bitcoin per uscire in fiat. E quindi capite che in ogni caso le altcoins è come se fossero già in leva in un certo qual modo. Detto questo, basta, ora siamo ranging, quindi c'è poco da dire. Torniamo alle vostre domande. Vediamo un po', nel frattempo ho mischiato, come ultimamente mischio un po' la lettura dei grafici con le domande. Ditemi se magari vi scoccia, vi piace, datemi ogni tanto qualche feedback. Hello Crypto Friends, grande Donkt, ben ritrovato, tu ormai sei una presenza fissa. Fare staking con Bitcoin, a parte block fee, c'è un modo sicuro? Ma guarda, ti dico la verità, come avere una rendita passiva su Bitcoin, ti direi block fee, come dici tu, Nexo, come si chiama l'altro, Celsius Network, ne abbiamo parlato poco fa, io li utilizzo tutti e tre. Vi ho presentato poco fa un altro metodo, che è quello di wrappare Bitcoin in WBTC e metterli ad esempio in lending su Uniswap oppure su altre piattaforme DeFi che offrono una rendita passiva. Ce n'è all'imbarazzo della scelta. Ovviamente questo secondo me è un pelino più rischioso, perché queste piattaforme hanno dei precedenti, cioè non tutte, però nel mondo della DeFi, ecco, un po' di hack ci sono stati, un po' di errori ci sono stati, anche gli smart contract cosiddetti audited, ovvero controllati, verificati, a volte peccano di qualche errore nel codice. È impossibile dire che uno smart contract è sicuro, perché ok, cioè si può fare tanti audit, ma qualcosa può sfuggire sempre. Altrimenti ci sono le alternative centralizzate offerte dagli exchange come Binance, che permette di metterli a volte nei pool, ma non mi pare ci sia ancora Bitcoin, o se c'è comunque ha un rendimento ridicolo. Insomma, ci sono, vabbè, no, di centralizzate c'è BlockFi, Celsius e Nexo, in sostanza sono quelle che offrono i rendimenti migliori. Ciao Luca, ho perso alcuni live ultimamente, però recuperati in differita. Speriamo di riprendere la routine. Grande, mi fa piacere che ci tieni insomma a seguirli.
Dai che si va giù, no? Speriamo di no. Ciao cripto amici, ciao Giuseppe, ben ritrovato anche a te. Buonasera a tutti, buonasera gasatissimo. Salve cripto investitori, mitici. E infatti proprio nel piccolo logo mi segna 19 shitcoin. Oh no no no, le hai perse forse? Ah, perché hai modificato il nome, ah, allora forse sì, forse sì. Ciao Luca, prima live per me, spero di poterti seguire ancora. Benvenuto Lele ed è veramente un piacere averti qua. Buonasera a tutti amici, resistenze o supporti? Chi lo sa, adesso resistenze. Ciao Luca, ciao Valerio anche a te, buonasera, ciao a tutti. Fondiamo una startup? Dai, via, raccolgo capitale, su, bombardatemi di Bitcoin e poi io penso a fondare la startup. Faccio un crowdfunding, un ICO anzi. Dai, ditemi qualche idea, fondiamo una startup su che cosa? Cosa ci inventiamo? Un'altra piattaforma DeFi? Cosa facciamo? Un altro al posto di suoi sashimi l'hanno già preso, il sushi l'hanno già preso, kimchi l'hanno già preso, burger l'hanno preso, hot dog, pizza, insomma dobbiamo trovare un altro cibo allettante. Ordinato la Binance Card proprio ieri, sono gasatissimo di averla tra le mani e io ho provato proprio ieri che ho fatto il video, ho provato quella virtuale soprattutto perché c'era un po' di dubbi, vedevo nelle varie community sulle fees effettive e quindi ho cercato di rispondere a quella domanda e comparando anche la Binance Card alle sue principali competitor. Meglio di crypto.com? Guarda, a me piace molto, non vedo l'ora di aver quella fisica anche perché poi su Binance ormai c'è quasi tutta la mia operatività. Volevo chiederti, il gas posso decidere io quanto pagare se non ho problemi di tempistica o c'è un low definito da pagare altrimenti non parte la transazione? Allora, guarda, ti dico la verità, lo puoi decidere tu, però ovviamente se tu metti un gas troppo basso non ti partirà mai la transazione, cioè ti partirà quando non ci sarà più nessuno disposto a pagare più di quello che paghi tu per far partire la transazione. È un mercato anche lì, no? Domanda e offerta. È come dire che adesso metti un limit order su Bitcoin a $6,000, quando ci arriverà, se ci arriverà, te lo fillerà, altrimenti no. E lo stesso se tu metti una transazione con gas 30 gigaway, ci arriverà qualora, insomma, si esauriranno tutte le transazioni di chi ha pagato di più. Quindi il mio consiglio è di non buttar fuori una transazione con gas troppo basso, altrimenti poi ti tocca rimandarne un'altra uguale. Molti di voi ultimamente mi hanno chiesto, ma perché anch'io avevo fatto quell'errore, avevo mandato anche una transazione con gas troppo basso per fare il tirchione e poi è rimasta lì in pending, allora ho detto boh, e mo che faccio? C'è modo ovviamente di rimpiazzarla con la medesima, con una gas fee più alta senza perderci nulla, e molti di voi me l'hanno chiesto, ma come si fa? C'è modo? Sì, c'è modo, e per fortuna, perché altrimenti rimaneva lì a vita. Ciao Luca, ti potrei chiedere di analizzare Cosmos? Io ce l'ho in staking sul Ledger, ma se voglio uscire dallo staking devo aspettare 21 giorni. È possibile usare altre piattaforme che riducano il tempo dello unstaking? No, perché è una caratteristica di Cosmos stesso, di quella del periodo di unlock, quindi non dipende da nient'altro. Tutti coloro che fanno staking di Cosmos ti chiederanno quei 21 giorni lì, anche se lo fai su Binance, anche se lo fai in un pool, insomma è sempre così. Un parere su Cosmos, che dire, io adesso facciamo, ma no, lo analizzo tra poco, dai, te l'ho detto, ho chiuso la posizione perché il grafico è abbastanza caccoso. Arrivato ora, mi sono perso tanto? Non lo so, mi sembra di... No, ti sei perso forse l'inizio con Uniswap, riguardatelo. A me con un Gwei stamani ha impiegato 6 ore, ma un Gwei? Davvero? No, impossibile, dai, è impossibile. Io l'avevo mandata con 50 Gwei e dopo 2 giorni era ancora in pending, quindi no, impossibile, dai. Sushi pronto a esplodere? Lo aspettavo a 1130, da tenerlo d'occhio su eventuale storno. Sushi, effettivamente... Dove sei? Qua. Quello che ci combina è... Vabbè, sul daily è ancora in... cioè, pessimo, orribile. In lower lows, lower highs. Sull'intraday qualche... piccolissimo segno lo mostra, però veramente prematuro, cioè qualcuno ha valutato già questo come un double bottom, però guardate, cioè qui non c'è ancora lo sforzo, nel senso bisogna prima fare un higher high e non sull'orario, se mi permettete di dirlo, ma perlomeno fare un reclaim di questa zona, dai, ok, quindi una roba così.
poi si potrà parlare di eventuale inversione di strutture, in particolare se ci sarà una conferma qui. Quindi sopra i 3000 sat, ecco, prima è un po' prematuro, c'è il rischio del coltello che cade. Questo era un po' sushi. Allora, una domanda. È possibile fare previsioni di massima su quanto il gas di Ether, su quando il gas di Ether tornerà a livelli umani, diciamo sotto i 100? Il weekend potrebbe aiutare in tal senso? Grazie. Sì, il weekend aiuta. Infatti, se ci fai caso, nel weekend il livello di gas è sempre un po' più basso perché ci sono meno operazioni che vengono fatte, in sostanza. È tutto lì. Più è congestionata la rete, più il gas diventa costoso. Nel weekend meno operazioni. Persone fanno transazioni, usano piattaforme DeFi eccetera eccetera, quindi è meno costoso il gas. Ether 2.0 in ritardo, strano, se vabbè ormai non so quando lo vedremo, ma io gli do tempo. Uniswap più 126%, spinge. Prima live, grandissimo, mi fa piacere, benvenuto tra noi. Spero che ti piacerà. Ciao Luca, volevo chiederti la tua opinione per un ulteriore accumulo di BNB. Io ho visto un buon entry dai $18 in giù. Grafico BNB USDT. Io ti dico, ho incrementato la mia posizione long qua perché ha ritestato quest'area che per me era importante, però è su BNB BTC. Ok, questa, guarda, tac. Questa qui. Io ho incrementato la mia posizione long speculativa che già avevo aperto qua giù, ok? Lo stop loss è qua sotto i minimi totali, e ci ho messo una posizioncina in più che invece prevede uno stop loss in caso di riassorbimento, uno stop loss manuale, ok? Non già messo, in caso di richiusura all'interno del range. In ogni caso andiamo a vedere BNB USDT. BNB USDT, non UDS. Eccolo qua. Allora, vediamo un po' i livelli chiave partendo dal settimanale. Abbiamo innanzitutto questo che è 24,4, che è abbastanza importante. Poi che cosa abbiamo? Poi abbiamo, vabbè, volendo possiamo estendere quest'area fino a 20,9, quindi qua sotto. Che vedete, includiamo un clusterino intermedio, includiamo qualche supporto in barra resistenza in più, e direi che questa è la prima area di supporto importante, ok? Penso che tu sia d'accordo con me. Poi scendendo abbiamo questo che mi piace, mi sembra carino, quest'altro clusterino tra i 18 e i 18,3. Questi sono i due supporti principali. Tra l'altro è già stato pennellato, va che roba, qua. Tac! E questi due sono i due supporti. Tra l'altro, guardate che meraviglia, perché un entry in quest'area potrebbe prevedere uno stop loss qua sotto, essendo comunque un supporto sottostante. A me piace molto il discorso di impostare i trade su un entry, su un'area di supporto, e lo stop loss sotto al supporto sottostante, in modo da lasciare un po' di respiro e soprattutto un po' di barriere di liquidità tra il mio entry e il mio stop loss, per evitare che mi venga mangiato via, insomma. Questa è un po' la mia visione. Tu cos'è che avevi detto? Un buon entry dai $18 in giù addirittura. 18 è un supporto, caspita, se scende ancora più giù potrebbe essere un po' un casino, perché perderebbe veramente tanti supporti. Cioè, immaginati un andamento così, avresti questo costrutto di top che non è proprio il massimo, questo diventerebbe un lower high e insomma, cioè, metterebbe un po' di pressione ribassista. Non so se vorrei entrare se dovesse scendere così tanto, a dirti la verità. Questa è un po' la mia visione. Aspetta che cancello un po' di roba e salvo anche questo grafico, così se dovessimo poi riprenderlo in futuro per continuare questa analisi, eccoci. Benissimo, allora andiamo avanti. Cosa ne pensi di Liquid Swap su Binance? Liquid Swap era il pool di liquidità, anche quello, ma guarda, ti dico, non su Binance forse, cioè piuttosto preferisco farlo direttamente su DeFi, sulle piattaforme DeFi, che tra l'altro offrono anche i token, insomma ci sta di più. Cosa ne pensi? Ok, l'ho appena letto. Sempre se la rete Ether regge, sì, è vero, però di solito legge. Ma si sa qualcosa di Sologenic? Mi sembra veramente un bel progetto. Sì, era un bel progetto, io ci avevo
Ci avevo fatto un video un sacco di tempo fa, però poi non l'ho più seguito perché si era un po' fermato con gli sviluppi, mi pare. Doveva tokenizzare gli asset legacy, chiamiamoli, quelli della finanza tradizionale, sulla blockchain. Lagga troppo, non riesco a seguirti. Guarda, purtroppo oggi Twitch mi ha boicottato e ha deciso di mettere a disposizione soltanto la risoluzione massima Full HD, ahimè. A me non lagga, ma secondo me magari è per chi sta guardando da mobile con col 3G, non lo so. Meglio mettere Ether nei pool per ricevere token UNI o su BlockFi? Diversificare. Io faccio così per più che altro per una questione di rischio, ok? L'APY adesso ti direi... Tra l'altro, no, aspetta, Ether su BlockFi... Su BlockFi io ci metto le stablecoin, dunque non mi ricordo quanto rende Ether su BlockFi, aspetta, guardiamoci insieme, perché io in realtà lo utilizzo soltanto per le stablecoins. Allora, dunque, dove sei, c'era Rates da qualche parte. Our rates, eccolo. Allora, Ether 4-5%, non è malaccio, però sicuramente ci guadagni di più a metterlo in come si chiama, in liquidità, in staking mi viene, ma non è un termine corretto, a darlo in liquidità su Uniswap. Però ovviamente a mio parere c'è annesso un rischio maggiore, quindi vedi tu, magari diversificare un po' il rischio usando più piattaforme DeFi, un po' Uniswap, magari un po' per Ether, che cosa abbiamo? Beh, già MakerDAO ad esempio, puoi collateralizzarlo, avere i DAI e mettere in lending i DAI, di altro per Ether, cosa c'è? Vabbè, le altre, c'è Compound, che però non credo che offra un rendimento altissimo, Yearn Finance anche, che con suo Vault, che è quello che fa è sostanzialmente collateralizzarteli su MakerDAO, prendere i DAI e metterli in prestito per te, però ci sono tutte quelle alternative lì ottime. A proposito di BlockFi, tra l'altro, adesso che ogni tanto vedrete scillato qua sotto il link nella chat, c'è un bonus fino a $250 per chi crea un account entro il 25 settembre per la prima volta e fa un primo deposito, e se è da 250 a 999 avrete $25 in USDC a dicembre, a metà dicembre, non ricordo il giorno, dove sei, però dovete in sostanza creare l'account, depositare almeno $250 e holdarli lì fino a metà dicembre. Il giorno dopo, mi pare che sia proprio il 14 o il 15 dicembre, sto scrollando per cercarlo, eccolo qua, fino al 14 dicembre. E riceverete in USDC il bonus il 15 dicembre già, quindi il giorno dopo. In sostanza, secondo questi tier, questi gruppi, questi livelli, più mettete, più riceverete in USDC, fino a un massimo di $250 se ne depositate almeno 10.000 di controvalore in crypto, stablecoin o altre cripto che siano. Oltre a questo, ovviamente riceverete l'interesse mensile che viene pagato da BlockFi, quindi l'interesse più il bonus in USDC. Per chi non lo sapesse, BlockFi è una piattaforma di CeFi, quindi non DeFi ma CeFi perché è centralizzata, che offre una rendita passiva mettendo in prestito in sostanza le vostre coin ad altri, in primis clienti istituzionali. BlockFi è interessante perché ha i depositi assicurati per 100 milioni, mi pare, con BitGo, e inoltre ha dietro come investitori, quindi come azionisti principali, Coinbase, Gemini e Fidelity, che sono dei nomi molto grossi anche della finanza tradizionale, Fidelity in particolare. Niente, chiusa la parentesi shill. Se volete partecipare a questa offerta, questa promo, dovete usare quel link particolare che vi ho dato, che vi lascio nella chat ogni tanto, per chi ci segue sul tubo lo trovate in descrizione e magari ve lo pinno anche nel primo commento, perché è su invito e a numero chiuso. Andiamo avanti, la posizione sul BNB l'hai chiusa, la tieni aperta, è ancora completamente aperta, ok? Completamente aperta, compoundata tra l'altro, ve l'ho detto, perché una parte l'avevo aperta qua giù e una parte l'ho aperta qui, entrambe sono ancora completamente aperte, ok? Perché è ancora bullish il grafico, oserei dire, è un break retest per me.
con un po' di legnata, però il retest diciamo che c'è. Allora. Tra poco, tra l'altro, analizziamo Bitcoin. Io non ho ben capito il savings di Binance. Il saving di Binance in realtà è una sorta di CeFi, anche quella. Cioè tu depositi le tue coin lì e ricevi una rendita. È un lending, tu metti in prestito le coin a chi vuol fare margin trading, banalmente. Quindi chi non si è già relazionato con Uniswap non può più avere il token UNI? No, non puoi avere il claim iniziale, ma se tu fai liquidity mining, quindi fornisci liquidità a quei pool, a quei quattro pool che abbiamo visto prima e che trovi su questo indirizzo qua che vi condivido, eccolo, lo ricevi facendo appunto liquidity mining in sostanza. Buonasera Luca, sai dirmi qualcosa riguardo Ontology? L'ho messo in stake per ricevere Wing su Binance. Si riceve attualmente un non disprezzabile 200% annuo. Vero, vero. Allora, Ontology tra l'altro è in uptrend, mi pare, ultimamente. O no? No, non ancora. Qua ci sono i miei refusi del 2017, vedete queste linee che insomma sono più o meno questionabili. In ogni caso, vediamo un po' il grafico. Allora, il grafico ha una prima fortissima resistenza a 813 sat, che come vedete ha sopra la testa un pool di liquidità in offerta notevole. Duro a morire, oserei dire, e questo è il primo ostacolo. Il secondo è quest'altro top e il terzo è questo doppio top, nonché l'area più ostica, va bene? Sopra ognuno di questi top c'è un pool di liquidità, quindi parliamo veramente di top abbastanza duri a morire, ripeto. Al momento stiamo ranging sopra a un costrutto iniziale di bottom, quindi malissimo non è, però insomma non sufficiente, non è un incentivo sufficiente a holdarlo. Per quanto mi riguarda, capisco le APY che fa gola, però non, personalmente mi sposterei su BUSD, BNB, insomma altri pool, personalmente. Poi se magari ti fa un bel breakout da qui, un breakout da qui e riparti in uptrend formando un giga mega costrutto di bottom qua, allora mi sa che godi parecchio, perché oltre all'APY del 200% hai pure l'uptrend di Ontology, benissimo. Ok, allora, adesso io quasi... Allora, ciao Luke, tra 5 minuti devo scappare, ma volevo dirti due cose. Primo, che mi è piaciuto tantissimo il tuo video sulla Binance Card e ti ringrazio un sacco. Seconda, che molto probabilmente lo slippage che hai visto è dovuto al fatto che Binance paga una fee a Swipe e che di queste fee il 30% verrà bruciato ogni giorno alle 2 su blockchain. Questa è una notizia fresca ed è ottimo, perché si può capire al momento quanto sia l'ammontare del volume girato su Binance. Vale la pena approfondire l'annuncio su Twitter. Ciao. Allora, davvero grazie per questa informazione, perché me l'ero ancora persa. Sostanzialmente quello che ci sta dicendo il nostro The Business Zen, che ha sempre delle belle perle utili, grazie per la partecipazione, riguarda quello che ho detto ieri nel video sulla Binance Card, che al momento di fare l'acquisto, ok, quindi di utilizzare la carta, c'è uno slippage, viene chiamato, in sostanza c'è un tasso di cambio BNB euro o BUSD euro eccetera leggermente sfavorevole dell'1 e qualcosa per cento. Ci sta dicendo che il motivo è che Binance paga una fee a Swipe, perché Swipe è la piattaforma sulla quale gira la carta, tutta la piattaforma è Swipe, e di queste fee il 30% viene bruciato ogni giorno, ok? Quindi la fee che viene pagata è utilizzata per fare un burn dei token SXP, mi immagino, e quindi si riesce a capire un po' in base a questo immagino si riesce a capire la fee. Devo fare ancora un po' di calcoli perché mind blown, però approfondirò, promesso. Ragazzi, io adesso giro lo schermo e andiamo a vedere il grafico di Bitcoin e le mie posizioni. Allora, Bitcoin è alle prese con la resistenza dei famigerati 11K. Allora, sul giornaliero si vede bene, perché i time frame macro non sono cambiati, è bullish il macro, non ve lo devo ripetere io. Il micro, ovvero giornaliero, è invece bearish. Perché? Perché abbiamo avuto la rottura di questo range che va dagli 11.000 ai 12.000 circa, diciamo, dai, giù di lì. In realtà il range high è 11.820, se vogliamo essere precisi, che nasce qua. Poi abbiamo avuto fake out 1, fake out 2, fake out 3.
Ecco, in realtà 1 e 2 ho scritto soltanto perché questo, vabbè, è più una testata, una respinta. La rottura di questo range low, ahimè, ha innescato il bias bearish, perché abbiamo una lateralizzazione duratura dentro al range, un range che quindi ha durato tanto e ha creato un prezzo di equilibrio, un fair price. Rotto a ribasso, che significa? Di solito significa che parte un ciclo sul medesimo time frame di riferimento ribassista nel caso di perdita del range. Questo ciclo termina o ovviamente una volta terminato lo storno, quindi il prezzo inizia a calare, è lo scenario bearish ovviamente, il prezzo inizia a calare e prima o poi trova un punto in cui l'offerta sopraffa la domanda e riparte dall'altra parte e inizia il ciclo rialzista. Ovviamente questi cicli dovranno trovare il loro low e il loro high e poi decideranno il macro in base a dove lo trovano e a quanto ritraccia, quanta domanda c'è, tutti questi discorsi qui che sono ancora prematuri. Per ora, ecco, invece, se vogliamo dirlo, se dovessimo avere qua una forte respinta e una perdita dei low locali, ma in particolare del 9600-9500, ecco che sarebbe una continuazione ribassista, perché avremmo questo high che sarebbe lower high, in quanto avremmo un andamento di questo tipo, e avremmo anche un lower low, e quindi è uno swing ribassista a tutti gli effetti, non benissimo. Altrimenti, quando è che termina? Quando si nega lo scenario di storno, quindi in questo caso col reclaim del breakdown, perché viene invalidata l'ipotesi di partenza. Ciò che ha fatto partire la nostra ipotesi di ritracciamento è la rottura del range low di questo clusterino qui, e di conseguenza il recupero, il reclaim del clusterino stesso ci riporta nello scenario di range dove eravamo prima. Questi sono i due possibili scenari. Da che cosa dipende? Beh, dall'approccio con questa famigeratissima resistenza, ok? 11.000, vedete quanta liquidità in offerta c'è per ora. Ecco, i volumi fanno un po' piangere, quindi questo non è un attacco deciso come piace a me, e è ancora presto per capire un po' le intenzioni. Possiamo aiutarci forse con l'intraday, che ci dice che per ora sull'intraday è bullish lo scenario, perché abbiamo higher highs, higher lows, e ogni dip viene assorbito da domanda, ok? Quindi questo è bene. Sull'intraday gli scenari di risoluzione anche in questo caso sono due. Il primo è la rottura degli 11k, quindi andare a exploitare questo picco di liquidità a 11.100, superarlo e poi chiudere dannatamente sopra gli 11.000, che ci convince un po' di più. Oppure, altrimenti, abbiamo il fatto che la domanda viene sopraffatta dall'offerta, andiamo a fare dei lower lows e quindi andiamo a stornare un po'. In questo caso, dove sono i safe place sui quali potremmo atterrare senza alterare questo equilibrio? Ne ho individuato uno che mi piace particolarmente, che è questo clusterino intermedio, che si trova nella zona 10.670. Quindi se dovessimo andare a fare appunto dei lower low, quindi questo andrebbe a rafforzare un po' l'offerta, e poi andiamo qua e qua reagiamo bene, allora questo potrebbe essere un bel trampolino per poi sfondare, per far caricare un po' la domanda e portarla a sfondare la resistenza 11.000, quest'area qui. Ma se poi invece perdiamo ancora questo, ritorniamo giù e continuiamo a perdere appunto questi supporti, quello a scendere a 10.500, poi c'è 10.450, poi ritorniamo nel bottom range, quindi ritorniamo a ritestare i minimi, questo ahimè rende più complicato l'approccio alla resistenza stessa e prolunga la fase ribassista sul daily che abbiamo visto poco fa. Quindi fondamentalmente non c'è molto da dire, non è sicuramente il momento di aprire posizioni long, perché siamo appena sotto una resistenza strong, quindi no long in questo momento. Capisco che tutti siano gasati, vediamo qualche candela verde, ma no long in questo momento. Short neanche, a dirla, oddio,
sbaglio, perché qua c'è un setup short in verità, però è fortemente anticipatore, perché qui non abbiamo ancora segni di offerta su questa zona. Potremmo aprirlo se magari sulle 4 ore si verificano quelle perdite di low, quindi i primi lower low che vedevamo prima, però anche in quel caso lì è molto molto violenta come posizione, perché il macro è bullish, quindi andare ad aprire degli short con il macro bullish è sempre un rischio. Eventualmente si può aprire lo short andando a puntare, certo qua c'è da lasciare un po' di spazio perché anche lo sweep qui non è da escludere, andare a puntare il range stesso. Scusate, qua mi sporca il grafico, questa zona qua, quindi non andrei a tenerlo ovviamente aperto trend follower, perché è veramente un rischio, non... cioè andare contro il macro trend non è mai benissimo. Ok, quindi cancelliamo tutto, questo è Bitcoin, that's it, non c'è veramente tanto da dire, perché gli scenari sono questi al momento. Dobbiamo seguire un po' cosa questo dannato approccio con gli 11.000 ci fa sudare, già da anche martedì ne abbiamo parlato e abbiamo detto più o meno le stesse cose. Poi Atom, perché ho chiuso la posizione, e qualche importantissima lezione, seguitemi con attenzione. Quindi allora, se vi ricordate, Atom l'ho preso qua perché avevo visto il setup di, allora facciamo, partiamo da Adamo ed Eva, avevamo questo cluster intermedio settimanale e quest'altro che erano i miei due entry prediletti. Dopo che abbiamo fatto questo approccio e questa botta di domanda, in realtà eravamo già qua secondo me, cioè avevamo chiuso qui e ho detto caspita, questa zona io ci voglio entrare, ho piazzato un limit order, dei limit order qua dentro, ma non mi sono mai stati fillati. Poi è andato avanti ancora, bam, altra leg up, FOMO mode innescata, e allora cosa ho detto? Boh, c'è l'altro cluster, sfruttiamolo, entry lì, benissimo, stop loss sotto a questo cluster sul daily, ci sta perché comunque ci riporta al supporto sottostante, era un setup speculativo che mi piaceva, con un rischio rendimento tra l'altro di tutto rispetto perché c'era lo stop stretto e ben piazzato. Che succede poi? Succede che mi fa un pump del più 30% e io cosa faccio? Niente, errore numero 1. Vedete, regola numero 1, me la sono scritta qua come memento, dopo un insane pump sempre fare un take profit parziale, in particolare se hai una posizione che ti permetteva di ottenere 6R, not bad, e quindi io da pirla ho detto ma sì, lasciamo correre i profitti, ero in FOMO mode. Poi cosa è successo? È successo che è stato assorbito totalmente il movimento stesso. Io ho detto vabbè, il setup era quello lì, teniamolo aperto perché l'idea era di farla trend follower la posizione, quindi non è proprio sbagliato il dire sto a guardare, però dopo un pump del più 30 passa per cento in un giorno non fare nemmeno un take profit è un po', insomma, veramente da sprovveduto. Si è messa a lateralizzare un po', poi cosa ha fatto? È riscesa, ha rotto anche quest'altra struttura e oggi si muoveva un po' qua, io ho detto senti, pace, chiudo la posizione, chi si è visto si è visto, l'ho chiusa in leggerissimo, insignificante profitto e basta, si gira pagina. Quindi regola 1, dopo un insane pump take profit parziale d'obbligo perché ti intaschi del bel profitto. Regola 2, seguire la struttura con trailing stop manuale, quella è un po' l'idea del trailing stop, che ce l'avevo già, del trend follower. Però vabbè, che dire, è finita così, lezione imparata. Atom ha un grafico che è una cacca, perché vedete, struttura rotta anche qua, cioè breakdown, retest e lateralizzazione sotto. Questa punta qui in alto, che è la classica, io la chiamo la punta da bag holder, perché quando si creano grafici così, si creano bag holder, che sono una cosa terribile per la salute del mercato, ovvero gente che ha comprato in FOMO, perché qua se è salito vuol dire che c'era chi ha comprato fin qua, ok? C'è gente che ha comprato anche qua e questi magari non hanno venduto, ok? Quindi si trovano in perdita, stanno mettendo selling pressure, perché appena il prezzo si alza un po', il ragionamento comune da retail è vabbè, venderò appena sale un po', e quindi che succede? Sale un po' e tutti i bag holder vendono, e questo mette selling pressure ed è male per il mercato. Quindi ciao Atom, è stato bello, alla prossima. Ether ha reagito bene di nuovo con questo supporto a 0,0334,
ha reagito bene e adesso deve capire un po' cosa fare in questo range, perché si sta muovendo in range con range high 0,0365, range low 0,0335, questo, ok? Questo range qui. Quindi finché non fuoriesce lateralità, e si può giocare a fare dei trader dentro al range, ma appunto la situazione è sempre la medesima, cioè breakdown dal range, continua la discesa e abbiamo un bellissimo supporto a 0,0318 e 0,028, quest'area qua. Altrimenti se rompe a rialzo, bene, se riesce a bucare questa mega area di liquidità, qua è difficile prendere posizioni, perché vedete quanta liquidità c'è, si può trattare volendo come un altro range che fa questo, che ha questa ampiezza, però ecco, il bello sarebbe rompere anche questa, però vabbè, sono due step un po' successivi. Però se guardiamo sul macro, come vedete, è l'ultimo ostacolo prima della possibilità di arrivare a 0,055, quindi c'è veramente da tenerlo d'occhio Ether. Poi, dunque, che altro abbiamo? Che altro abbiamo? Basta, perché BNB l'abbiamo vista e quindi le mie posizioni sono queste e basta. Parola a voi per buttare un occhio sulle ultime altcoins, se avete qualche analisi da chiedere. La cima bag holder, sì, farò un atomo, una struttura a dito medio, esatto. Anch'io in quest'estate ho imparato con le cattive di dover sempre fare take profit. E guarda, le altcoins sono cattive, sono veramente bastarde a volte. Ti fanno credere che andranno to the moon e poi ti sbriciolano i tuoi sogni. Tezos euro? No, dai, non mi punire così, Tezos euro. In euro ti sconsiglio di guardare i grafici, perché sono pieni di Wix, sono pieni di shadow strane che ti fanno fulminare. Yearn Finance, quando viene giù, Yearn Finance è bello in FOMO, anche perché continua a sfornare prodotti. Continua a sfornare prodotti e quindi è veramente una piattaforma interessante. C'è Andre Cronje, o come si pronuncia, che è veramente un personaggio. Io lo seguo su Twitter, vi consiglio di farlo. Dunque, cosa abbiamo qui? Beh, il settimanale credo che sia ancora pressoché inesistente, ma fornisce uno spunto di cluster intermedio, se vogliamo, un mega cluster intermedio, e quindi questo potrebbe essere il primo supporto, però per ora c'è poco da dire, struttura rialzista, higher highs, higher lows, e quindi questa diventa una buy zone interessante, volendo, quest'area, con stop loss eventualmente qua. Così, giusto per fare un trade per forza. Però questa è la definizione di uptrend, non c'è veramente niente da aggiungere. Allora, cosa ho fatto? Ciao Luca, Neo si sta avvicinando ai massimi di aprile 2019, qualora li rompesse ci sta un long speculativo? Andiamo a dare un occhio a Neo. Neo, ndo stai? Qua, pam. Allora, Neo... andiamo a vedere, effettivamente, guardate tra l'altro come si è comportato bene questo bottom, incredibile, c'è mica Neo 3.0, una roba del genere adesso in giro. In ogni caso, andando a vedere il grafico settimanale, si sta avvicinando effettivamente a un'altra resistenza chiave, che è questa, cioè da qui a qui, c'è un'area, facciamo, che parte da qua, tac. Quest'area è un altro ostacolo che, se superato, effettivamente va ad allargare il costrutto di bottom. Anche qua, ecco, abbiamo veramente un passato turbolento, oserei dire, però speculativamente parlando ci potrebbe stare una cosa di questo tipo con stop loss in caso di rientro, o meglio ancora, dato che c'è un clusterino qua, in caso di perdita di questo clusterino, ok? Con andamento trend follower. Perché no? Tezos USDT, ma sì, dai, Tezos USDT è già più accettabile, anche se l'abbiamo prima guardato in BTC, vediamolo. Allora, Tezos USDT è in uptrend apparentemente, anche se questo top non mi piace moltissimo, però abbiamo una trend line abbastanza definita sui bottom. C'è questa, è strano,
È strano, Tedros. Non lo so, non mi piace molto, a dire la verità. Deve tenere assolutamente questo low, perché se va a fare un lower low qui va a confermare un po' le sue intenzioni di voler scendere, però dipenderà fortemente anche dall'andamento di Bitcoin. In realtà abbiamo questa che è un'area di supporto dell'uptrend. Non mi piace granché, sono sincero, non aprirei posizioni. Ho pure uno short in questo punto qua. Band, andiamo a vedere Band che sta andando discretamente male, perché ha invertito la struttura definitivamente, double top con lower highs, lower lows, bag holders a profusione, perché qua secondo me un bel po' di gente ha voluto andare a comprare, e quindi non la vedo benissimo. Prossimo supporto in arrivo è 0,00477 4771, sì, è questa zona qua. Vediamo come l'approccia. Se perde anche questo, si riscende verso i 30.000. Bene, ragazzi, io vi saluterei. Che cosa ne hai già trattato Uni? Sì, assolutamente sì, l'ho trattato anche forse troppo. Vi ho già stressato abbastanza per Uni. Ragazzi, io vi ringrazio. Serum, no, l'ultima Serum, che effettivamente può essere interessante perché offre qualche spunto. In particolare, guardate, allora aveva questo supporto importante che però è stato perso, ha preso quest'altro di supporto 16,990 e sta rimbalzando un po'. In questo caso vedete che se fa un reclaim qui, allora ridiventa un supporto interessante, quindi occhio a questo setup per un eventuale long. Ragazzi, vi saluto di nuovo perché se no viene lunga. Adesso ho accorciato un po' i live per renderli più fruibili anche sul tubo, tanto sono due alla settimana, quindi avete sempre occasione di farmi domande. Se ne avete qualcuna, tenetevela per martedì, che sono sempre qua, non scappo. Ragazzi, grazie di nuovo per avermi seguito. Vi ricordo la promo BlockFi, $250 entro la data che vi ho detto prima, non mi ricordo più, settembre, tra un paio di settimane, holdando almeno $500. Vedetemi, io ho la testa non so dove. La promo di BlockFi, vabbè, quella che vi ho detto prima, trovate il link scillato nella chat, oppure per chi ci segue sul tubo lo trovate nel commento pinnato e nella descrizione. Ci vediamo martedì live, lunedì con un video. Nel frattempo, buon weekend a tutti e occhio agli 11.000 su Bitcoin. Ragazzi, di nuovo un caro saluto e alla prossima.